Allora, benvenuti in questa lezione. In questo video vedremo una serie di teoremi sui triangoli e in particolar modo vedremo qualche calcolo di come si fanno a calcolare gli angoli interni di un triangolo rettangolo e eventualmente i lati, okay? Quindi come si risolvono in generale i triangoli rettangoli. E poi un paio di teoremi anche sui triangoli qualunque. Poi nel prossimo video vedremo la risoluzione, cioè faremo una serie di esercizi sui triangoli. Oggi vedremo più un lato pratico-teorico, cioè vi faccio vedere come si agisce per risolverli, senza però utilizzare numeri. Ok, allora, prima cosa vediamo il teorema più importante che è inerente ai triangoli rettangoli. Che è ovviamente il teorema di Pitagora, ve lo scrivo. È un teorema, manco a dirlo, estremamente, estremamente importante, in quanto il teorema di Pitagora sostiene questo: dato un triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Cioè, cosa vuol dire? Se noi disegniamo un triangolo rettangolo, giusto per capirci, allora il triangolo è rettangolo, l'angolo 90 gradi è in questa posizione. Allora, se voi costruite sull'ipotenusa un quadrato, ok, adesso lo disegnerò in rosso in modo tale che, ok, quest'area chiamiamola area 1, ok. Allora, se voi poi disegnate i quadrati sui due cateti, quindi chiamiamola area 2 e l'altro quadrato sull'altro cateto, chiamiamola area 3. Okay. Il teorema di Pitagora vi dice fondamentalmente che l'area 1 è uguale all'area 3 più l'area 2. Ok, quindi poi come si esplicita in termini di utilizzo questo teorema? Allora, se diamo, non so, chiamo i lati a B e C, si interpreta sostenendo che A al quadrato ovviamente più B al quadrato è uguale a C al quadrato, o meglio che l'ipotenusa per esempio è uguale alla radice di A al quadrato più B al quadrato. Quindi nei calcoli si utilizzano queste formule. Quindi si utilizza la formula del C che abbiamo appena scritto, la formula dell'A ovviamente è sempre uguale alla radice di C al quadrato meno B al quadrato. E poi avete la formula del B, che ovviamente è radice di C al quadrato meno A al quadrato. Quindi molto semplice il teorema di Pitagora. Poi vediamo un po' di ragionamenti che si utilizzano anche in trigonometria, soprattutto per quanto riguarda i triangoli rettangoli. Okay. Vediamo come si può agire. Allora, noi vogliamo calcolare, cioè risolvere completamente i triangoli dati una serie di elementi. Ok? Vediamo una prima casistica. Allora, abbiamo un triangolo rettangolo. ABC. ABC, alfa, beta, e questo è 90 gradi ovviamente, ok? Quell'angolo qua. Allora, vediamo la prima casistica. Allora, la prima casistica è: voglio calcolare tutto di quando noto solo i cateti, quindi abbiamo noti A e B e voglio calcolare tutto. Beh, il C è facilmente trovabile, no? Abbiamo detto che era la radice di A al quadrato più B al quadrato per il teorema di Pitagora. Poi come vi comportate con gli angoli? Beh, avendo tutti i lati diventa anche molto semplice, nel senso che per esempio il C potete scrivere che C per il coseno di alfa, cioè l'angolo compreso, no? Perché il C è la proiezione con l'angolo alfa che dà il lato A, quindi C per coseno di alfa è uguale al lato A, al cateto A. Ok? Quindi vedete che potete da questa relazione ricavare già l'alfa. Ok? L'alfa sarà l'arco coseno, giusto, di A fratto C. Poi il beta come potete ricavarlo? Beh, banalmente basta fare C per il seno di alfa, vero? Perché ricordatevi che il seno proietta l'ipotenusa sul cateto opposto, è uguale a B, quindi anche in questo caso avete seno di alfa uguale a,
Ci sono altri modi per risolverli, non è l'unico, ve ne faccio vedere uno, ok? Allora, scusate, ho messo alfa, ma in realtà è beta. Pardon, scusate. Adesso correggiamo, beta. Allora, quindi il beta è uguale all'arc coseno, al coseno, ok? Di b fratto c, ok? Vedete che non è difficile fare questi calcoli, soprattutto sui triangoli rettangoli. Poi con i triangoli qualunque è un po' più complicata la faccenda, però soprattutto sui triangoli rettangoli è abbastanza semplice. Allora, vediamo un altro caso. Sono noti un cateto e l'ipotenusa. Quindi, questo qua era il primo caso, avevamo noti i due cateti. Poi abbiamo noto, allora, disegniamo ancora il nostro triangolo. Abbiamo detto che qua abbiamo noto, allora, A, B e C. Allora, in questo caso abbiamo ancora alfa e beta, ovviamente i nostri due begli angoli. Allora, stavolta è noto solo l'ipotenusa è un cateto, quindi facciamo finta che sia noto C ed A, ok? C ed A noti. Beh, allora, innanzitutto il B possiamo trovarlo facilmente, no? Perché il B è la radice di, per il teorema di Pitagora, C al quadrato meno A al quadrato, vero? Poi l'alfa. Oh, ci sono anche altri metodi, si può usare anche la tangente per trovare gli angoli, ci sono tanti metodi. Ve ne faccio vedere uno che è quello fondamentalmente che abbiamo fatto adesso, e vi dice che comunque C per il coseno di alfa uguale ad A, quindi alfa uguale, come sopra è uguale, l'arco coseno di A fratto C, e beta, come ha fatto sopra, è identico, è l'arco seno. Se andiamo a vedere, abbiamo appena fatto di B fratto C, ok? Quindi molto molto semplice anche questa casistica, se avete visto. Altro caso, sono noti un cateto ed un angolo. Allora, quindi qua l'angolo a 90 gradi, abbiamo il cateto A, il cateto B e l'ipotenusa C. Allora, abbiamo detto che è noto un cateto e un angolo, quindi potrebbe essere alfa, quindi A e alfa noti. Ok? Allora, guardate, per esempio il B si può trovare al volo, perché vi faccio vedere, si può usare anche la tangente, perché la tangente di alfa, ricordatevi, che è uguale al lato opposto verticale, quindi B fratto A. Di conseguenza il vostro alfa è uguale all'arctan, cioè la funzione inversa della tangente di B fratto A. Ok? Quindi l'alfa l'avete già trovato, dovete trovare il B e beta. Ok? Ma il B è facilmente trovabile, sapete bene che il B è per il teorema di Pitagora la radice di C al quadrato meno A al quadrato. E il beta sì, il beta è anche lì facilmente trovabile. Potete usare quello che volete, uso la tangente così vedete anche qua. Allora, diventa tangente di beta è uguale al lato opposto, vedete, A, quindi fratto B. Ok? Quindi il vostro beta, molto semplicemente, sarà uguale all'arctan, funzione quindi inversa della tangente, di A fratto B. Molto semplice, eh? Vedete? Questo era il terzo caso, adesso vediamo il quarto caso in cui avete, adesso è noto l'ipotenusa, è un angolo, quindi anche qua molto molto semplice comunque. Allora, disegniamo il nostro triangolo rettangolo, il nostro angolo di 90 gradi è qua, alfa, beta, C, A e B, ok? Allora, è noto C e alfa sono noti, ok? Sono noti. Allora, come potete fare? Qua la tangente non è molto utilizzabile. La prima cosa da fare è calcolare con l'angolo noto la A, il cateto A, perché voi sapete che C per il coseno di alfa noto, okay, mi dà A. Quindi A l'avete già trovato. Il B. Sapete benissimo di applicare per esempio il teorema di Pitagora, che viene così. A
A questo punto il beta diventa banalmente, potete usare anche la tangente, quindi dire tangente di beta è uguale a fratto b, quindi il beta è uguale all'arctan, quindi funzione inversa di a fratto b. Ok? Vedete che i triangoli rettangoli sono relativamente abbastanza semplici, insomma non creano grosse problematiche. Ok? Allora, altro teorema che non vi spiego, nel senso che a me interessa la parte, la dimostrazione mi interessa relativamente, mi interessa proprio la parte applicativa, okay, che è quello dell'area del triangolo, cioè i teoremi che si utilizzano poi negli esercizi. Area triangolo. Questo sostanzialmente è solo da enunciare perché non c'è molto da vedere, insomma, vi dice la misura, ve lo scrivo, la misura dell'area di un triangolo è uguale al semiprodotto delle misure dei due lati. Semiprodotto delle misure dei due lati. Ok? E del seno dell'angolo compreso fra esso. Ecco, questo è un teorema che ovviamente vale assolutamente per qualsiasi triangolo, ok? Non necessariamente per un triangolo rettangolo. Allora, guardate, il significato è molto, cioè l'applicazione è molto semplice. Avete il vostro triangolo qualunque, ok? A, B e C di lato. Faccio un esempio, conosco l'angolo alfa, io so che l'area è uguale a un mezzo. A per b per seno di alfa. Vedete che è molto 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 semplice e banale. Una volta che conoscete l'angolo dei due lati è fatta, l'area ce l'avete. Ok, adesso vediamo altri due teoremi molto molto semplici che si utilizzano, che valgono per tutti, ripeto, per tutti i tipi di triangoli, e sono il teorema dei semi e il teorema del coseno. Allora, teorema dei seni. Allora, anche questo, ripeto, è molto teorema dei seni, è molto, scrivo un po' meglio perché scrivo a volte dei titoli che fanno veramente schifo. Adesso lo correggiamo un attimo, allora, perché devo imparare a scrivere meglio. Allora, teorema dei seni, ok? Lo cerchiamo un attimo. Dai, leggermente meglio. Allora, dato un triangolo qualsiasi, di lati A, B e C, ok? Di angoli alfa, beta e gamma, ok? Vale il seguente teorema. Cioè sostanzialmente si ha che sono uguali i rapporti fra i lati e il seno dell'angolo opposto, ok? Quindi beta diviso seno di gamma, per quello si chiama teorema dei seni ovviamente, è uguale a C diviso il seno di alfa, che è uguale ad A diviso seno di beta. È molto utile, soprattutto negli esercizi sui triangoli, questo teorema qua, ok? È molto molto utile. Però c'è poco da dire, è questo, il teorema è questo. E poi vediamo il teorema del coseno che si applica un po' di meno, però ha una sua importanza anche quello, quindi teorema del coseno. E
Poi in un prossimo video vedremo tutta una serie di esercizi sui triangoli. Questa è la parte un po' più applicativo-teorica, diciamo, del video. Allora, teorema del cosino cosa vi dice? Allora, dato un triangolo qualsiasi, quindi ne disegno uno puramente a caso. Allora, A, B, C, alfa, beta, gli angoli e gamma. Ok? Allora, potete scrivere che C al quadrato è uguale a A al quadrato più B al quadrato, quindi i due angoli, i due lati opposti al quadrato sommati, ok? Meno due volte il prodotto dei due lati per il coseno dell'angolo compreso. Vedete? Molto, molto semplice. Questo si utilizza spesso per trovare la lunghezza dei lati, no? Perché il C può essere scritto come radice di questa quantità praticamente. Ok? Questo è un po' il teorema del coseno. Ripeto, non è che si applichi tantissimo, però è uno dei classici teoremi dei triangoli. Ok? Al momento il video è finito qua. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuto, mettete un like. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, saluti. Allora, scusate, devo apporre una correzione al video perché nel caso 1 io ho scritto questa cosa, ok? Mi sono un attimo confuso tra alfa e beta, ma in realtà questo beta non è arcoseno di B fratto C, come ho indicato, ma ve lo correggo subito, ok? Per trovare il beta bisogna scrivere che C per il coseno di beta uguale a B, ok? Quindi il coseno di beta è uguale a B fratto C, e quindi il beta è uguale all'arco coseno, ok? Non l'arcoseno, scusate, mi sono un attimo confuso. E questo è il risultato corretto, ok? Vi chiedo di correggere gli appunti, se avete preso un appunto, sul caso numero 1, in cui indicavo questa cosa, questa stronzata, ecco, perché è una cavolata. Ok? Grazie mille, saluti a tutti.